Nel 2014 l'umanità ha distrutto l'atmosfera del pianeta e ha causato il riscaldamento globale. Per risolvere il problema, gli scienziati creano una sostanza refrigerante artificiale che viene dispersa nell'aria. Questa sostanza riduce il calore, ma causa anche una nuova era glaciale sul pianeta. Fortunatamente un geniale scienziato di nome Wilford ha costruito un treno alimentato da un motore perpetuo che viaggia continuamente intorno al globo. I pochi esseri umani rimasti sul pianeta vivono ora nel treno e chi osa uscire muore immediatamente per congelamento. Purtroppo in questa piccola società esiste anche classismo e i vagoni del treno sono organizzati di conseguenza. Le classi superiori in testa, quelle economiche nel mezzo e i poveri in coda. 17 anni dopo, le guardie portano il cibo per la povera gente che consiste in alcuni disgustosi blocchi di proteine. Tutti devono sedersi per riceverlo, ma Curtis non si siede finché una guardia non minaccia di sparargli. Curtis spiega all'amico Edgar che ha contato le porte perché ha intenzione di intrufolarsi nel treno. La guardia chiede se ci sono violinisti esperti nel gruppo e una coppia di anziani si offre volontaria perché faceva parte dell'orchestra sinfonica di Boston. La guardia cerca di prendere solo Gerald perché hanno bisogno solo di un musicista, ma Gerald si rifiuta di andare senza sua moglie. La guardia picchia la donna e le rompe una mano prima di trascinare via Gerald. In seguito Curtis va a trovare Tanya e suo figlio Timmy per chiedere al ragazzo di scambiare i blocchi di proteine. Curtis taglia il suo nuovo blocco e trova una piccola capsula con un messaggio al suo interno, che porta Gilliam, un vecchio uomo con un solo braccio che siede accanto al logo di Wilford sul muro. Il messaggio dice Nam, il nome di un esperto di sicurezza della sezione carceraria. Curtis vuole aiutarlo per aiutarli con la rivoluzione, così Gillian assiste Curtis nel tracciare le loro opzioni. Più tardi, mentre tutti dormono, arriva un gruppo di guardie con Claude, l'assistente di Wilford, che inizia a misurare tutti i bambini. Improvvisamente Claude si avvicina a Tanya e spostando la gonna trova Timmy nascosto lì. Così il ragazzo cerca di scappare mentre sua madre urla. Tuttavia le guardie catturano Timmy e picchiano Tanya per farla tacere. Dopodiché Claude prende Timmy ed Andy, il figlio di Andrew. Un Andrew sconvolto urla e lancia una scarpa a Claude, così le guardie lo catturano immediatamente. Pochi istanti dopo, il giovane Franco e il vecchio Franco mettono un orologio al collo di Andrew prima di fargli passare un braccio attraverso il muro, facendolo urlare di dolore per la sensazione di temperatura sotto zero. Arriva un ministro Manson e fa un discorso per rimproverare i passeggeri per il loro comportamento scorretto. Mette la scarpa lanciata sopra la testa di Andrew, dicendo che le cose sul treno devono rispettare un ordine particolare. Poi Manson chiama Wilford al telefono per fargli fare un discorso, ma lui non risponde. I due Franco tirano fuori il braccio di Andrew, che è completamente congelato, e lo colpiscono con un martello gigante per finire la punizione. Nei giorni successivi, i poveri iniziano a lavorare sodo per mettere insieme le cose e creare uno strumento utile per la rivoluzione. Curtis si procura anche dei Cronol, ossia dei piccoli blocchi di rifiuti industriali usati dai tossicodipendenti per drogarsi, ma altamente infiammabili. Non riesce a smettere di pensare al fatto che Mason abbia definito le armi della guardia pistole inutili, teorizzando che abbiano finito i proiettili durante l'ultima rivolta. Mentre tutti lavorano, l'artista del gruppo disegna tutti i momenti importanti e regala ad Andrew e Tanya i ritratti dei loro figli. Un giorno l'allarme suona improvvisamente e tutti si affrettano a mettersi in fila per le guardie. Il loro dispositivo è pronto, così per creare una distrazione, iniziano ad urlare per protestare contro i blocchi proteici. Una guardia afferra un anziano e minaccia di sparargli, così Curtis corre in avanti e punta la pistola alla sua testa. Quando la guardia preme il grilletto non succede nulla, così Edgar urla che non hanno proiettili e scoppia il caos. Il dispositivo si rivela essere un gigantesco treno di tubi su ruote che il gruppo inizia a spingere attraverso gli scompartimenti successivi con Curtis che vi sale sopra. Tra le guardie i ribelli scoppia una battaglia, ma senza le armi i ribelli li sopraffano facilmente. All'improvviso un'enorme guardia cerca di sbarrare la loro strada, ma Gray gli salta addosso e lo uccide rapidamente, rubandogli anche le chiavi. In seguito i ribelli raggiungono finalmente il vagone della prigione, dove le celle sono in realtà scompartimenti sulle pareti. Usando le chiavi riescono a liberare l'esperto di sicurezza Nam, che sembra essere piuttosto stordito perché è un tossicodipendente. Dopo aver preso un dispositivo di traduzione dalla parete, Curtis si spiega che ha bisogno di aiuto per superare le porte successive e che può pagare Nam con delle corone. Mentre ci pensa Nam fuma una sigaretta, cosa che sconvolge tutti perché le sigarette non sono più disponibili da oltre 10 anni. Il piccolo Chan ne approfitta per rubare i fiammiferi di Nam. Dopo averci pensato a lungo, Nam getta la sigaretta e tutti iniziano a litigare, ma anche Nam si unisce alla lotta, finché Curtis non lo tira fuori. Nam rivela di aver preso le chiavi e apre uno scomparto con la figlia Yona, anch'essa tossicodipendente. Accetterà di aiutarle solo se entrambi riceveranno corone per ogni porta. Curtis accetta l'accordo e Nam inizia a lavorare sui fili della porta. Dopo che Yona annuncia che non c'è nessuno dall'altra parte, Nam apre la porta e il gruppo conferma che è vuota.
Qualcuno apre le finestre e tutti rimangono scioccati nel vedere di nuovo la luce del sole dopo quasi due decenni. Il mondo fuori è coperto di neve e ogni città è completamente congelata. Nam inizia a lavorare alla porta successiva e Yuna dice che sta correndo proprio prima che si apra. Il gruppo è sorpreso di vedere Paul, un precedente membro del gruppo, che ora sta saltando come un pazzo. Non era mai stato così e notano che queste sono le macchine che producono i blocchi proteici. Paul è stato portato qui per produrre i blocchi da solo, cosa che lo ha fatto impazzire. Curtis guarda dentro una macchina e scopre con orrore che gli ingredienti per la produzione dei blocchi proteici sono scarafaggi. Improvvisamente trova un'altra capsula sul pavimento e chiede a Paul, che però non sa chi gliel'ha mandata e la mette semplicemente nel cibo. Gilliam la apre e trova la parola acqua. Così Paul dice a loro che la riserva d'acqua si trova a pochi vagoni di distanza. Se controllano l'acqua, possono controllare la negoziazione. Mentre Nam lavora per aprire la porta accanto, Curtis chiacchiera con Yona e scopre che è nata sul treno. Curtis viene dall'esterno, ma non ricorda nulla prima del treno. Curtis si chiede anche se Yona sia chiaroveggente e la induce a guardare la porta e a gridare non aprirla. Purtroppo è troppo tardi, perché la porta si apre e rivela una stanza piena di uomini mascherati armati di asce. Come minaccia sollevano un pesce e lo sventrano. I ribelli non si lasciano intimidire, scatenando una lotta caotica. Entrambe le parti iniziano rapidamente a perdere persone, mentre si uccidono a vicenda senza pietà. Edgar e Curtis cercano di avanzare tra la folla mentre uccidono molti uomini mascherati, ma improvvisamente Curtis scivola sul pesce. Un uomo cerca di ucciderlo quando è a terra, ma Edgar salta per ucciderlo appena in tempo. Nella parte anteriore del vagone ci sono ancora più uomini mascherati e alcune guardie, che annunciano che stanno per attraversare un ponte. E quando il treno raggiunge il ponte, gridano "Buon anno!". Purtroppo dall'anno scorso si sono formati diversi banchi di ghiaccio sul ponte. Il treno trema all'impazzata mentre le attraversa, facendo cadere tutte a terra, tranne Yona e Nam, che guardano fuori dal finestrino per controllare le scogliere sottostanti. Alla fine una guardia annuncia che hanno attraversato il ponte e tutti si alzano in piedi per combattere di nuovo, solo per essere interrotti quando Mason e Franco arrivano nel vagone. La donna rimprovera i ribelli di essere ingrati per il rifugio e il cibo che Wilford gli ha dato per tutti questi anni, per poi informarli che il 74% di loro verrà ucciso. Un Curtis furioso le lancia l'ascia in faccia, ma viene bloccata. Improvvisamente Mason solleva un binocolo e i suoi uomini indossano delle maschere speciali, quindi Yona spiega a Curtis che c'è un lungo tunnel in arrivo. Il vagone si oscura, ma le guardie possono ancora vedere grazie alle loro maschere speciali. I ribelli vengono rapidamente sopraffatti e iniziano a morire uno dopo l'altro, mentre Mason si gode il massacro come se fosse una rappresentazione teatrale. I ribelli continuano a morire, ma Curtis si ricorda di qualcosa e grida a Chan di accendere il fuoco. Chan usa i fiammiferi che ha rubato per accendere una torcia e presto lui ed Andrew guidano un gruppo di ribelli con molte torce. Con l'aiuto del fuoco, i ribelli hanno di nuovo la meglio e Gray afferra un ufficiale per minacciarlo di ucciderlo se il nemico non si arrende. A me se non interessa un impiegato di basso livello, così Gray lo uccide e continua a combattere, lanciando un coltello per pugnalare Mason alla gamba. Curtis vede un'opportunità e corre verso Mason, solo per rendersi conto che il giovane Franco ha catturato Edgar. Per un attimo Curtis non sa che fare, ma alla fine va a catturare Mason mentre Franco uccide Edgar. Non appena Curtis afferra Mason, ordina a tutti di smettere di combattere. Il giovane Franco cerca di uccidere Curtis, ma Yona esce dal suo nascondiglio e lo trafigge con un'asta di metallo. Dopo aver catturato il vecchio Franco, il gruppo si lava via il sangue nel vagone successivo che ha l'acqua corrente. Tani e Andrew feriscono Mason per farla parlare, ma Mason sa solo che i bambini vengono portati a Wilford. Ora è il turno di Curtis di minacciarla, dicendo che può interrompere l'erogazione dell'acqua. Tuttavia Mason spiega che l'acqua che proviene dalla parte anteriore del treno è la neve e il ghiaccio che il treno rompe mentre si muove. Curtis è pronto ad ucciderla, ma Mason riesce a convincerla a portarla con loro perché può garantire un passaggio sicuro. Quella notte il gruppo cerca di riposare, ma Curtis e Gillian restano svegli a discutere della prossima mossa. A Gillian non piace perché sono già morte molte persone, così Curtis si offre volontario per proseguire da solo mentre Gillian sorveglia il gruppo e i prigionieri. Dopo aver visto la cicatrice del braccio di Curtis, Gillian accetta. La mattina dopo, Curtis parte con Andrew, Tanya, Nam, Gray e Yona, tenendo sempre Mason ammanettata davanti. Il primo vagone in cui entrano è una serra, dove si coltivano frutta e verdura per l'alta società. Nam dà Yona un po' di terra perché non l'aveva mai toccata prima e lei è sorpresa dai vermi. Il vagone successivo è un acquario gigante e Mason propone al gruppo di mangiare sushi. In questo treno, il pesce viene mangiato solo due volte all'anno perché deve mantenere l'equilibrio del sistema ecologico. Anche Mason tenta di mangiare del sushi, ma Curtis la ferma e le fa mangiare un blocco proteico, divertendosi perché sa cosa contiene. Dopo aver attraversato il vagone macelleria, trovano un'aula piena di bambini urlanti. Tanya ed Andrew chiedono subito dei loro figli usando i disegni, ma un ragazzo sa solo che sono stati portati più avanti nel treno. L'insegnante accende un video pieno di propaganda che insegna ai bambini che Wilford è il loro salvatore misericordioso.
I bambini lo adorano e fanno il tifo per il loro leader. Può l'insegnante solo uno strumento? E canta una canzone che insegna ai bambini che moriranno congelati se il treno si fermerà. In quel momento, passano davanti a un punto del paesaggio dove 15 anni fa, 7 persone hanno cercato di fuggire. E ora i loro corpi sono statue congelate nella neve. Poi arriva un uomo con un carretto pieno di uova calde. Sia i bambini che i ribelli prendono le uova per mangiarle, ma Geralt si presenta per suonare il violino per loro. Dopo che Tane ha notato quanto Geralt si è cambiato da quando ha ottenuto questo lavoro, Curtis trova una capsula nell'uovo con un messaggio che dice sangue. Quando l'uomo del carrello raggiunge un altro vagone, sia lui che l'insegnante estraggono le pistole dalle pile d'uova e iniziano a sparare. Tutti si mettono al riparo, ma purtroppo l'insegnante uccide Andrew prima che Gray la uccida con un coltello. Mason cerca di sparare a Curtis, ma lui le strappa la pistola da mano proprio mentre sul televisore appare un video in diretta. L'uomo delle uova ha ucciso tutti i ribelli e ora il vecchio Franco può sparare a Gillian. Un Curtis addolorato si vendica uccidendo Mason. Il gruppo continua ad andare avanti e nei vagoni che seguono trovano gente di lusso che usufruisce di ogni tipo di servizio, come medici, sarti e un salone di bellezza. Mentre attraversano la sala da pranzo, anche Franco si muove e nota che il treno sta girando in modo tale che il suo vagone e quello dei ribelli siano adiacenti. Franco apre immediatamente il fuoco e Curtis risponde, mancando tutti i colpi fino a quando entrambi finiscono i proiettili. Mentre ricaricano, Nam vede un fiocco di neve che entra dai fori dei proiettili e lo considera un indizio. Poi Franco e Curtis sparano ancora, ma visto che non si va da nessuna parte, decidono di andare avanti. Il gruppo attraversa un centro benessere prima di raggiungere una sauna, dove si uniscono nel box prima che Franco e due guardie li raggiungano. Franco apre un box e uccide un passeggero di alta classe, per poi uccidere la guardia che lo richiama per questo. In quel momento Gray salta fuori per uccidere un'altra guardia e pugnalare Franco alla spalla, così ne nasce una lotta. Mentre i due uomini lottano, Curtis esce per sparare a Franco, ma non riesce a mirare senza ferire Gray. Quando Franco stende Gray, Curtis finalmente spara, ma Franco risponde al fuoco e ferisce il braccio di Curtis. Anche Tanya cerca di attaccare Franco, ma lui la abbatte. Curtis inizia quindi così a combattere contro Franco in un corpo a corpo e dopo una lunga lotta, Franco mette Curtis al tappeto. Poi Franco tenta di accoltellarlo, ma viene fermato da Gray. Questa volta Franco lo abbatte rapidamente e lo pugnala al petto uccidendolo. Quando Franco apre un altro box, trova Nam nascosto dietro una donna, scatenando un'altra rissa. Mentre Nam spinge Franco a terra e inizia a strangolarlo, Yona esce e afferra il coltello per ucciderlo. Nam però non vuole che sia lei ad uccidere e gli fa cadere il coltello, che viene afferrato da Curtis per pugnalare Franco al fianco. In seguito Curtis si precipita a controllare Tanya, che chiede di vedere un'ultima volta la foto di Timmy prima di morire. Il gruppo continua a muoversi e trova un vagone che ospita una festa rumorosa e piena di alcol e decadenza, seguito da un vagone con i box pieni di drogati. Nam e Yona ne approfittano per rubare alcune pellicce e dell'alcol. Poi passano attraverso un vagone con computer e dopo aver attraversato un ponte, arrivano finalmente alla porta del cavo di Wilford. Mentre Yona svina perché ha bevuto troppo, Curtis dice a Nam di aprire la porta. Nam chiede altre cronole, facendo perdere la testa a Curtis che inizia a picchiare sulla porta. Nam cerca di calmarlo e gli dà l'ultima sigaretta sulla terra, che Curtis si gode mentre racconta la sua storia. Durante i primi giorni sul treno, i poveri dovevano mangiare i deboli e i bambini erano i più buoni. Curtis uccise una madre e per poco non uccise anche il piccolo Edgar, ma Gillian intervenne e offrì il suo braccio. Ben presto tutti iniziarono a copiarlo, ma Curtis ha una cicatrice sul braccio perché ci ha provato, ma non ci è riuscito. Pochi giorni dopo, le guardie cominciarono ad arrivare con i blocchi di proteine. Nam confessa di aver fatto scorta di cronole perché è infiammabile, quindi ha costruito una bomba per far saltare la porta. Negli ultimi 10 anni, a ogni capodanno, Nam ha guardato fuori e ha visto segni che il ghiaccio si sta scongelando, quindi pensa che potrebbero fuggire e sopravvivere. Improvvisamente la porta si apre e Clued esce per sparare a Nam e prendere la sua bomba cronole prima di dire a Curtis che Wilford l'ha invitato a cena. Curtis entra e finalmente incontra Wilford, che gli spiega che Curtis è la prima persona ad aver percorso l'intera lunghezza del treno. Poi Wilford parla dell'importanza dell'equilibrio ecologico, ma poiché la sezione naturale avrebbe richiesto troppo tempo, anni fa ha elaborato un piano. Si scopre che lui e Gillian hanno sempre lavorato insieme e hanno progettato finte rivoluzioni che hanno fatto crollare la popolazione. Curtis sarebbe dovuto rimanere qualche vagone indietro, ma è stato fortunato. Così per ristabilire l'equilibrio, Wilford chiama il ragazzo delle uova e gli ordina di uccidere tutti i poveri rimasti sul retro, ma di risparmiarne 18 per festeggiare il loro 18° anno. Il suono delle urla e degli spari arriva attraverso il telefono e Curtis si rende conto che il logo, dove era seduto Gilliam, era il suo telefono privato. Nel frattempo Franco si sveglia nella sauna e tira fuori il coltello. Fuori dal vagone di Wilford, anche Yon e Nam si svegliano e notano che uno dei partecipanti alla festa sta per attaccare. Nam lo ferma rapidamente e lo spinge nel meccanismo del treno per ucciderlo, ma stanno arrivando altri festaioli furiosi.
altri. Per trattenerli, Nam blocca il ponte e dice a Yona di aprire la porta. Tornando a Wilford, egli porta Curtis nella locomotiva per fargli vivere un momento di solitudine che non ha mai provato da quando è salito sul treno. Sopraffatto, Curtis si inginocchia e piange mentre Wilford gli porta l'ultima capsula con un messaggio che dice: treno. Wilford vuole che Curtis prenda il suo posto di leader, dicendo che è quello che voleva anche Gillian. Fuori, Frank inizia a farsi strada tra la folla dei festaioli nello stesso momento in cui Yona apre finalmente la porta. Claude esce per indagare, ma Yona la uccide e prende la sua pistola, sparando a Franco fino ad esaurire i proiettili. Franco è ancora vivo, così Nam dice a Yona di recuperare il cronole da Claude e i fiammiferi da Curtis. Yona corre dentro e tende la mano, ma Curtis è sottoposta alla manipolazione di Wilford e la spinge via. Disperata afferra una forchetta e solleva una piastrella dal pavimento per scoprire che Timmy sta lavorando per alimentare il motore. Wilford spiega che nel corso degli anni hanno esaurito i pezzi di ricambio, per cui oggi usa i bambini come sostituti. Un Curtis furioso salta addosso a Wilford per picchiarlo, poi si infila dolorosamente nella piastrella per fermare gli ingranaggi e dà a Yona i fiammiferi. Mentre Yona scappa, Andy esce da uno scompartimento e va al motore per attivarlo. In un attimo, Nam uccide Franco. Yona accende il cronol e Curtis, nonostante il dolore per la perdita del braccio, ferma di nuovo il motore per permettere a Timmy di uscire. Poi il gruppo corre ad abbracciarsi mentre il cronol esplode, facendo saltare la porta ma anche provocando una gigantesca valanga che si riversa sul treno. I vagoni cominciano a cadere uno dopo l'altro e il treno esce dai binari fino a quando la parte posteriore si incastra nella neve e finalmente si ferma. Pochi istanti dopo, Timmy e Yona si svegliano nel vagone circondato dal fuoco e dai corpi di tutti gli altri. Indossando le pellicce rubate, escono all'esterno e osservano un urso polare, rendendosi conto che non moriranno per il freddo. Se il video ti è piaciuto, iscriviti, commenta e lascia un like. Grazie per aver guardato.